Coordinatore di Movimento Futura Pasquale Musella, stasera nel cortile Giardino un convegno sulla pace organizzata dalla neonata, associazione neonata per modo di dire, insomma già sono un paio d'anni. Dal 2019, ci sono 4 dal anni. 2000, quindi 4 anni, 3 anni abbondanti, e, una partecipazione abbastanza sostenuta del pubblico, sì, su temi molto sostanziali, quale la pace. Ecco, i prossimi obiettivi, i prossimi insomma praticamente impegni di Movimento Futura. Una cosa, volevo ringraziare Don Ciro per la disponibilità, perché in queste manifestazioni è sempre disponibile. Era importante per noi partire con questa manifestazione perché in quanto cittadini, in quanto popolo, abbiamo la necessità, il dovere e l'esigenza di dire la nostra opinione. Detto questo, come Movimento Futuro noi ci siamo impegnati, come hai detto tu, già dal 2019 sul territorio con molti eventi e manifestazioni. Noi abbiamo molti eventi in programma che vanno a campo politico, sociale e culturale. Abbiamo eventi politici importanti come la questione del question time che porteremo avanti, che è molto importante questo elemento che avvicina il cittadino in modo diretto all'amministrazione. Poi abbiamo un altro progetto sociale che sono parole ostili, che già abbiamo protocollato al comune, diciamo, il progetto, e stiamo attendendo che il sindaco e l'amministrazione ci convochi per illustrarlo nei dettagli. E poi la prossima iniziativa a breve sarà porre la questione del polo della socialità e della cultura, ovvero noi riteniamo che i commissari... Quindi si riferisce all'edificio ex IPAB di Via Ritiro. Di Via Ritiro, perché i commissari ottennero un finanziamento di 2.800.000 euro per la ristrutturazione di quell'edificio che con molta lungimiranza dedicarono al polo della cultura e della socialità. L'amministrazione attuale invece ha deciso di cambiare la destinazione, di fare la caserma dei carabinieri. Noi come Movimento Futura diciamo sì alla caserma dei carabinieri, questo sia chiaro, ma no in quella struttura, perché quella è una struttura molto importante dedicata alla cultura e alla socialità, in quanto ci rendiamo conto delle difficoltà di amministrare, delle priorità, ma governare significa pianificare, perché le scelte che si fanno oggi determinano il futuro della nostra Calvizzana. Per noi è importante tale polo, perché in tale polo si potrebbe svolgere, avviare i giovani a percorsi di teatro, a percorsi di musica, a biblioteche, cineforum. Il Museo della Rivoluzione, Partenopea, la biblioteca. La biblioteca, cineforum, manifestazioni, eventi, si potrebbe realizzare quella che è veramente la cultura. Quindi noi riteniamo opportuno sensibilizzare i cittadini, le associazioni che sono sul territorio, e aprire un tavolo di confronto anche con le istituzioni e invitare le associazioni di legalità possibile, Gruppo Reset, l'azione, tutte le associazioni. Tutte le associazioni che si vogliono unire a noi per portare avanti questo principio di ragionamento, che è importante avere un polo, che già esiste il polo della cultura e della socialità a Calvizzana. Ma non esistono spazi praticamente di aggregazione, era l'unico.